E quando la luce si riflette sull'acqua, creando un mosaico di colori che danzano sulla superficie, ci sentiamo vibrare in armonia con l'universo. In quel momento non siamo soli. Le poesie lette da Claudio Pacifici, un videomapping immersivo, il gioco di luci, le danzatrici sulle bolle e gli atleti della Nazionale Italiana Juniores di nuoto artistico. L'arte in tutte le sue sfaccettature, giovedì 1 febbraio, ha creato l'atmosfera perfetta per dare vita e inaugurare il nuovo centro natatorio di Fano, un'opera fortemente voluta e realizzata dalla Fondazione Carifano, che ha investito 7.200.000 euro per donare alla città e all'intero comprensorio un impianto d'eccellenza. Una serata speciale per la Fondazione, ma non soltanto per la Fondazione, per tutta la nostra comunità. Dopo anni di duro lavoro abbiamo concluso questo centro natatorio che ha una duplice vocazione, sia sportiva che riabilitativa, e oggi con l'inaugurazione consacriamo la fine dei lavori e la consegna al Comune di Fano per un usufrutto trentennale, e questa struttura non sarà soltanto a disposizione dei cittadini di Fano, ma sarà a disposizione di tutti quelli che vorranno frequentarla. Anche la sua posizione logistica favorisce anche la vallata del Metauro e la vallata del Cesano. È una struttura all'avanguardia e ci auguriamo tutto il bene possibile e che i nostri giovani possano frequentarla con continuità, e chissà, magari anche qualche campione del nostro territorio potrà emergere. Tante le autorità civili e militari che hanno preso parte alla cerimonia, tra loro il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'onorevole Mirko Carloni e diversi sindaci della provincia. A collegarsi in diretta invece il ministro per lo sport Andrea Bodi. E se posso strappare una promessa, anche il rituale, sarà un piacere un giorno fare un tuffo in questa piscina e godere anch'io lo spettacolo che sto vedendo purtroppo soltanto attraverso il video. Il progetto di Nuotiamo, nome scelto per il centro, era stato presentato alla fine del 2019 quando alla guida dell'ente di via Montevecchio c'era Fabio Tombari. A distanza di 5 anni l'impianto è stato inaugurato di fronte a un pubblico di circa 250 persone, oltre a coloro che hanno potuto vedere l'evento in diretta su Fano TV e sui canali social della Fondazione. Al termine il vescovo Andrea Andreozzi ha benedetto la struttura. Io non so nuotare tanto bene. Però proverò a camminare sulle acque. Detto questo, passiamo alle cose serie. E mi hanno chiesto doppia benedizione, una per la struttura e un'altra per la gestione di tutto quanto accadrà in futuro. Con tutto il cuore partecipo a questo momento e invoco sul lavoro che è stato fatto e che verrà svolto ogni benedizione e ogni grazia dal cielo. Al termine della benedizione è seguito un momento conviviale con un brindisi e il taglio della torta. Come annunciato dal sindaco Seri, l'impianto aprirà al pubblico il prossimo 26 febbraio. È una giornata importante, bella, emozionante, ma soprattutto perché abbiamo inaugurato una struttura che la città aspettava da oltre 30 anni e nello stesso tempo moderna, che tiene conto di tutti i parametri, a cominciare di quelli ambientali, energivori, e quindi sarà una struttura ipermoderna sotto questo aspetto e una grande opportunità per tante giovani e giovani e meno giovani, donne e uomini che vorranno praticare il nuoto e perché no, magari fra qualche anno vedere anche qualche campione che nasce proprio da questa vasca.